Rieccoci, primo Sitter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Come avete visto dall'inizio di questa puntata non siamo nei nostri studi, siamo ospiti alla sinagoga di Padova, un luogo davvero straordinario che consiglierò e consiglio a tutti di venirlo a vedere, anzi poi vi spiegheremo come poter fare perché è libero e potete visitarlo tutti nei giorni predisposti ovviamente dall'organizzazione di questo luogo. E siamo con il rabbino capo di Padova, Adolfo Locci, che abbiamo già parlato del ghetto, della zona del ghetto, di come vivevano gli ebrei in quel periodo, i loro lavori, insomma, era un brutto vivere perché così sembra bello, però per me essere chiusi dalla comunità con le porte la sera che non ti permettono di uscire non era un bel vivere, insomma, al di là di tutto. No, sicuramente non era un bel vivere, però devo dire la verità che in questa, diciamo così, in queste dimensioni e in questa situazione ha rafforzato molto l'identità ebraica. Quindi devo dire che nel brutto di questa storia è stata diciamo così, una scuola affinché poi questa identità si rafforzasse nelle difficoltà, specialmente soprattutto nelle difficoltà. Allora, è il senso positivo, certo, è ovvio. Abbiamo visto allora l'estensione del ghetto, abbiamo visto la storia degli ebrei che vivono qui a Padova. Andiamo a vedere allora proprio nell'altro servizio i luoghi del ghetto, praticamente il cimitero. Andiamo a vedere e ce li racconta Dennis Barra. Vediamo. Pochi chilometri quadrati ma ricchi di luoghi simbolo. Il ghetto nel corso dei secoli è entrato sempre più nella storia della città di Padova, tanto da essere ancora oggi molto frequentato. A raccontare un rapporto legato a doppio filo è il Museo della Padova Ebraica. Ricco di oggetti della tradizione provenienti dalla comunità e da donatori privati, sorge in via delle Piazze dove una volta vi era la prima grande sinagoga di rito tedesco. Inaugurata nel 1525, nel maggio 1943 fu incendiata dai fascisti e venne ristrutturata solo nel 1998 con grandi sforzi da parte della comunità. Quella tedesca non è però l'unica sinagoga ad aver visto la luce a Padova. Oggi l'unica in funzione è quella di rito italiano, sita in via San Martino e Solferino e fondata nel 1548. Un tempo esisteva anche una sinagoga di rito spagnolo, si trovava sempre in via San Martino e Solferino e di essa oggi rimane solo una finestra esterna. I suoi arredi oggi si trovano in una sinagoga di Gerusalemme. E poi i cimiteri dei sei che la storia di Padova ha conosciuto, il più antico è quello di via Viel, che pure si trovava al di fuori del ghetto. Tra le tante tombe di ebrei illustri presenti in questo cimitero, noi ve ne vogliamo mostrare in particolar modo una, è quella che vedete alla mia sinistra, del medico padovano Abram Catlan. Nel 1630-1631 Padova fu sconvolta, colpita da una importante epidemia di peste e Catlan insieme ad altri tre medici fu incaricato di vigilare sulle condizioni all'interno del ghetto e di prendere tutte le contromisure necessarie. Un'esperienza per lui drammatica che successivamente racconterà in un libro dal titolo emblematico Mondo Sottosopra. Vi do un dato, pensate che all'epoca nel ghetto vivevano 727 persone, di queste 634 furono contagiate dalla peste e ne morirono addirittura 421, un periodo quindi tragico e difficile della storia degli ebrei padovani. Oltre a tutto quello che hanno passato, hanno anche dovuto subire il periodo della peste, quindi anche lì insieme a tutti gli altri, sì, ovviamente è stato un periodo sicuramente non positivo. E nel parlare prima avevamo iniziato a ricordare che domenica sarà la giornata della memoria e qui gli ebrei hanno avuto una storia molto, ma molto pesante, per non dire qualcos'altro. Diciamo così, sappiamo benissimo che è il periodo della seconda guerra mondiale, diciamo così, ma anche il periodo immediatamente precedente con le leggi razziali che sono state, diciamo così, il viaggio, diciamo l'inizio del viaggio verso lo sterminio, diciamo così. Perché prima nell'ideale, diciamo così, nazista c'era l'eliminazione prima morale e spirituale dell'individuo
per poi eliminarlo fisicamente del tutto. Cioè, certo, quando si arrivava all'eliminazione fisica, era quasi dire, beh, lì, alla fine dei conti che cosa ha eliminato? Quello, certo, che non esiste. Lì il muro lo buttavano giù alla fine. Esattamente. Diciamo, quindi per è stato un periodo, il periodo più atroce, diciamo così, nella storia ebraica, ed è, diciamo così, l'aver sancito una giornata della memoria nel 2000, certo, è stato decretato. Questo è un fatto importante perché c'è bisogno di avere a mente questa storia e capirla più che altro nei suoi meccanismi più sottili. Soltanto per lanciare questo messaggio, per comprendere come, se non si capisce come si è arrivati, non il punto di arrivo, lo sterminio effettivo, ma come si è arrivati a pianificare, a pensare, a ideologizzare uno sterminio, questo è un percorso che è molto lungo, e se non si capisce questo percorso, gli stermini si ripeteranno nel corso della, certo, storia. Ma non prendevano solo gli ebrei, c'erano parecchi ebrei, ma riprendevano molte parti sociali della vita. Diciamo ovviamente così, gli ebrei sono stati la parte più congrua di questo, certo, di questo sterminio, ma diciamo così gli omosessuali, zingari, certo, anche persone malate. Certo, e meno male, certo, venivano eliminate. Ci sono tante storie sulle persone malate di mente che, certo, venivano sterminate, o anche sindrome di Down, cose, certo, di questo genere. Quindi, ma è proprio sul meccanismo che ha portato a questo su cui dobbiamo ragionare, perché se non si capisce questo meccanismo si è condannati a ripetere periodicamente certe storie. Credo che sia nel 2019, perlomeno da gran parte, sia stato recepito, non l'ultimo passaggio che fa riferimento a lei, cioè l'eliminazione fisica, ma proprio l'eliminazione, come dicevamo prima, nel muro, che prima veniva buttare giù il muro, non serve nulla se non viene buttato giù quello invisibile. E credo che la parte invisibile del concetto sia stata anche capita dall'uomo, studiata dall'uomo, certamente. E nel raccontarla, io che la racconto, che l'ascolto, che la sento, guardi, faccio un esempio: ieri sera in televisione, mi soffermo, facevano un film che trattava un passaggio, proprio un processo a uno dei, esatto. E ho girato canale perché mi faceva venire rabbia. Capito? Ho guardato molti film che riguardavano quel periodo, dal bambino che è stato ucciso, che il papà era... il bambino con il pigiama a righe. Pigiama a righe, esatto. Poi ho visto... Non è una storia vera quella. Quello romanzo, però sono stato... ho visitato la casa di Anna Frank in Amsterdam, in Olanda, e mi fa rabbia. Ha capito? Io nel vederlo oggi, nel capire non la parte esecutiva finale, tutto quello che lei ha citato prima, il passaggio, il perché, mi fa rabbia, non lo voglio più ascoltare, perché vorrei immedesimarmi in l'uomo Superman e andare lì e sistemare tutte le cose, capito? Mi fa una rabbia perché è una cosa inconcepibile nel passaggio di sterminare delle persone a livello definitivo, invisibile, chiamiamole, oltre che definitivo. Quella è stata una cosa che lo ascolto più divento insofferente, beh, a questo, capito? L'indignazione è già un fatto positivo. Perché? Perché se uno si sente indignato nel conoscere questa storia, quando conosce questa storia, ma capisco. L'indignazione è fondamentale anche per arrivare a una comprensione più precisa degli eventi e anche poi mettersi in una condizione di quando si osservano anche le altre storie e non essere indifferenti, perché il problema di questa storia, come dice anche la senatrice Liliana Segre nei suoi racconti, molto spesso lei sottolinea che all'epoca, specialmente con le leggi razziali, quando gli insegnanti furono cacciati dalle scuole, dall'università, i ragazzi, i bambini furono cacciati dalle scuole elementari, medie e superiori, tutto ciò è accaduto nell'indifferenza di tutti gli altri.
Cioè, gli altri hanno visto queste cose, certo, certo, e sono rimasti indifferenti. Però nel raccontarlo così... L'indignazione non è un fatto negativo. Nel raccontarlo così mi viene da dire, anche se non era una parte preparata della trasmissione ovviamente, però la racconto perché mi sento di raccontarla, le racconto che un altro... Sono stato a Berlino poco tempo fa e ovviamente c'è un campo di concentramento fuori di Berlino a 20 km da Genova, quindi abbiamo preso la metropolitana e siamo usciti. Poi l'ultima parte che prima di arrivare, perché poi si prende un bus, un autobus arrivare al campo di concentramento e c'era questo tragitto, il treno ovviamente la metropolitana va in superficie e era una giornata come oggi, quasi nevicava, un nevischio leggero e mentre passavamo c'erano tutti gli alberi, mi sembrava di essere un deportato. Mi raccontavano che i deportati li facevano scendere dal treno e poi tutti gli abitanti lanciavano delle pietre contro gli ebrei, allora mi sono immedesimato nella parte. E lei stava col cappotto, col cappello e con i guanti, la gente stava con un pigiamino di cotone a righe. Esatto, e stava col pigiamino e mi chiedevo come, che poi nel vedere anche se ormai tutte le baracche erano state buttate giù, però ce n'erano un paio, c'erano le carceri, le storie poi le conosciamo perché, però più le vedo, più le ricordo, più a Berlino, e per fortuna a Berlino hanno anche fatto sì che questa storia si ricordasse, perché lì era l'epicentro e quindi... Esattamente. Siamo andati nel museo, quello esterno, dove c'erano dei monumenti di quella, vabbè, insomma, una storia che uno deve ricordarla, faccio questo per farci e deve raccontarla, e la stiamo raccontando anche nei particolari, delle volte nelle cose che qualcuno nel viverla riesce a capirla proprio dall'inizio, il perché e il per come. Vabbè, detto tutto questo, ovviamente, e voi anzi, proprio nella giornata di memoria, fate qualcosa di particolare? Allora, ci sono degli eventi. Ci sono degli eventi, adesso ne citerò qualcuno a memoria adesso così, organizzati dal Comune di Padova, con cui abbiamo collaborato anche per questi eventi. Allora ci sarà poi sui giornali, sui siti internet del Comune ci saranno tutti i programmi. Comunque ci sarà la prima celebrazione la mattina al mausoleo dell'internato ignoto, quella ufficiale di apertura. Ci sarà poi altre manifestazioni del tipo sempre la domenica al San Gaetano, all'auditorio del San Gaetano ci sarà una cantante che farà un concerto sempre organizzato dal Comune. Ci sarà un concerto alle 18:30 di un pianista ebreo famoso internazionale al Conservatorio Pollini. Io praticamente sono molto al Teatro Verdi di Padova c'è un bellissimo spettacolo intitolato Nessuno disse nulla, che è un Voci e suoni dalla Shoah, un attore interpreterà dei testi importanti della letteratura sulla Shoah e saranno accompagnati da un'orchestra che farà delle musiche ad hoc per questa occasione al Teatro Verdi alle 20:45. L'ingresso è libero, si può prendere i biglietti al Teatro Verdi direttamente da domani. E quindi ci sono tantissimi eventi, per non nominare poi, e bisogna dirlo perché è edificante questo, tante scuole organizzano all'interno degli eventi e noi siamo chiamati a turno, diciamo così, a partecipare a questi eventi. Diversi comuni del Padovano ci hanno invitato e noi mandiamo dei nostri rappresentanti per questi eventi a cui è un dovere partecipare per dare un segno, per dare una testimonianza. Ci sarà giovedì 24, quindi domani mattina alle 11 la posa. Cioè, perché oggi è mercoledì e siamo sicuri. Esattamente. Possiamo dire perché stamattina nevicava. E giovedì alle 11 ci sarà la posa davanti al museo di due pietre d'inciampo, che sono quelle pietre che testimoniano la presenza, l'esistenza di persone che sono state prese, tratte al martirio e saranno poste davanti all'ingresso del Museo della Padova Ebraica, tanto per citare alcuni eventi. Qualche eventi, poi ovviamente magari qualcuno nei giornali, poi che nei nostri telegiornali abbiamo già quello di questa sera, abbiamo citato le organizzazioni che il Comune farà proprio in merito al Giorno della Memoria che sarà domenica. Va bene, adesso ritorniamo, abbiamo raccontato un attimino un po' la zona del ghetto qui a Padova, un po' la storia,
storia, un po' vi abbiamo raccontato quello che succedeva, adesso invece andiamo a raccontare questa meravigliosa sinagoga di Padova che si trova, come diciamo, al centro del ghetto, quindi in via San Martino Solferino. Potete visitarla, poi vi diremo come, nei giorni del lunedì, del giovedì e della domenica, sì, esatto, tramite il museo, giusto? Quindi potete prenotarvi, c'è la possibilità di vederla, anzi vi consiglio di venirla a vedere perché è davvero meravigliosa. Noi adesso ve la racconteremo, anche se siamo in televisione, però ve la racconteremo molto bene per merito dei nostri registi, i tecnici che ci sono qui all'interno. Tanto per entrare bisogna mettere questa kippà. Oh. Cos'è questa kippà? Allora, la kippà, è un complicato. Ma l'ho detto la prima volta, devi metterla subito, appena è entrato. Esattamente, esattamente. Qualcuno allora mi ha preso, una segretaria, mi ha preso, devi mettere la kippà, ma esatto, a noi e tutti i tecnici. Esatto, via. Esatto, esatto. Siamo tutti con la kippà in sinagoga, anche se il dovere della kippà è un dovere religioso che ogni uomo, diciamo così, dovrebbe praticare. Abbiamo detto la volta scorsa negli studi di TV7. Sì, ma oggi siamo qui un po' diversi. Sì, perché comunque anche la persona che normalmente, non essendo tanto religiosa, non osserva questo dovere religioso, all'interno dei luoghi sacri, come la sinagoga o nel cimitero, deve indossare per forma di rispetto per quel luogo. Quindi, diciamo così, il copricapo è una forma di rispetto per la sacralità del luogo, perché è il luogo dove, tra virgolette, come dice un passo talmudico, dove Dio ci aspetta. Ecco, lei pensa che nella Chiesa cristiana lo può mettere la donna e non l'uomo? Esattamente, esattamente, ma diciamo così. Questo per mi dà un assist molto... Vede che molto, ne ho dato un assist, perché guardi, prima so che lei faceva anche lo sport una volta, certo, io certo, sono stato sportivo anch'io, quindi si nasce dallo sport. Allora, è importante questo elemento per sottolineare che la diversità del gesto, badi bene, la diversità del gesto, mettere un copricapo o togliere un copricapo, vedete, è un gesto completamente opposto. Certo. Però il significato è il medesimo. Rispetto per il luogo dove si sta. Qui tutto il giusto. Rispetto è sancito dal coprirsi il capo. In chiesa il rispetto è nel scoprirsi il capo. Quindi la diversità, tanto per dire, la diversità non è fondamentale. Ciò che è fondamentale è il valore comune, che a volte viene nascosto nel momento in cui si vuole sottolineare la diversità. Sì, però le faccio una domanda anche, me lo prendo io l'assist, le faccio una domanda, ma uno per pregare è obbligatorio che ce l'abbia o non ce l'abbia? No, certamente che è obbligatorio, certamente che è obbligatorio. Perché? Ma perché se io voglio pregare, le faccio un esempio, in chiesa me lo tengo, se voglio pregare qui me lo tolgo. Per quale motivo per pregare ma devo perché, avere perché, o togliere? Ma, cioè devo avere o togliere perché? Ma semplicemente perché ci sono comunque delle regole convenzionali che vanno rispettate. Ah, se mettiamo così, va bene, è una regola convenzionale. Vanno rispettate, perché comunque le regole fanno parte del mondo, quindi il mondo è fatto sì, di no, regole. D'accordo, d'accordo. E quindi sostanzialmente con me, diciamo così, con me si è, diciamo così, dalla parte della difesa della regola e del dovere, che è qualche cosa che è precedente e superiore al concetto di diritto. Io, i diritti vanno rispettati, senza ombra di dubbio, come vanno rispettate anche le regole. E il diritto, per il mio modo di pensare, diciamo così, è un qualcosa che è garantito solo ed esclusivamente nel momento in cui si è adempiuto alle proprie responsabilità e ai propri doveri. Se invece si scambiano questi ruoli, il diritto che precede il dovere, si creano dei grandi cataclismi. Cataclismi, per usare un termine un po' particolare. Vabbè, ogni modo abbiamo questa kippà, noi ce la mettiamo. Esattamente, giustamente voi per rispetto del luogo indossate la kippà, perché si rispetta il luogo. Certo. Diciamo così. Allora andiamo a spiegare un attimino questa sinagoga, che è una sinagoga rettangolare, praticamente molto lunga e proporzione un po' più stretta, però ma perché dove è stata fatta, dove questo, è stata era fatta l'area, questo era per esempio, per esempio dipende dall'area che esatto, di uso, diciamo così. Adesso il sistema fondamentale all'interno di questa sinagoga è che la posizione dei due arredi fondamentali, il tabernacolo e il pulpito, siano esattamente uno di fronte all'altro. Quindi siccome adesso in quest'area le pareti lunghe
sono queste, quindi da questa immagine. La cosa importante è che i partecipanti alla preghiera, cioè i frequentatori della sinagoga, si trovano tutti all'interno di questo spazio, tra l'Arca Santa e il pulpito, da dove l'officiante guida la preghiera. E poi adesso andremo a vederlo, quante persone ci possono stare? Diciamo così, qui ci possono entrare anche 150 persone e stanno sedute comode, però per le regole della sicurezza degli ambienti chiusi qui si può entrare al massimo 110 persone, 120 persone, proprio perché ci sono delle regole. Ci può dire i giorni, i momenti, l'orario delle preghiere? Allora, diciamo così che ufficialmente la sinagoga è aperta per la funzione del giorno festivo, il venerdì al tramonto, il sabato e la giornata del sabato. Poi ci sono anche le aperture, ma queste sono, diciamo così, più straordinarie, della preghiera del mattino nei giorni feriali, che è più occasionale rispetto a quella apertura risaputa e pubblica del giorno festivo. E la sinagoga è il luogo della preghiera. La preghiera è un dovere quotidiano nell'ebraismo. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, diciamo così, certo. È un dovere quotidiano che si deve svolgere nei tre momenti della giornata: una preghiera del mattino, una preghiera del pomeriggio e una preghiera serale. Le preghiere le dice il rabbino oppure? Allora, il dovere è della persona. Ognuno di noi ha il dovere di pregare. Poi che lo faccio o non lo faccio sono sempre fatti propri, diciamo così. Certo. Ma ognuno di noi ha il dovere di pregare. E lo può fare in qualsiasi luogo si trovi, oppure lo può fare collettivamente insieme ad altre persone nel luogo pubblico per la preghiera, cioè la sinagoga. Quindi ci sono due modalità dell'osservanza di questo dovere. Quello cosiddetto privato, perché uno lo fa da solo, magari sta fuori al lavoro, eccetera, in una pausa si mette a pregare e così via. Oppure lo so più fare collettivamente insieme ad altre persone. Quando si fa in sinagoga, la liturgia interviene. Perché? Perché dal pulpito c'è l'officiante, il cantore, che ad alta voce guida la preghiera cantandola e tutti gli altri, pregando insieme a lui, ascoltano la preghiera cantata. Quindi, in sostanza, la preghiera in sinagoga è un momento, diciamo così, di espressione del canto. Certo. E la durata della preghiera? Allora, la durata, diciamo così, nei giorni feriali, la durata è una mezz'ora, 40 minuti, non di più. Nel giorno festivo, cioè il sabato, la preghiera del sabato mattino, diciamo così, dura un'ora e mezza circa, perché prevede, tra le varie preghiere che si devono fare, prevede anche la lettura del brano biblico settimanale, che poi di questo ne parleremo quando illustreremo i particolari. Cioè, a un certo punto nel cristianesimo il prete che dice la messa fa una predica. Anche nella sinagoga? Ecco, arrivo al punto. Ovviamente le prediche sono praticamente nella Chiesa molto autonome, ogni prete la racconta e vive, non ha un'indicazione precisa almeno. Ecco, voi invece ognuno dove si fa la preghiera delle sinagoghe ha una sua idea di come impostare la preghiera oppure c'è una direttiva o un direttivo anche lì? Diciamo così, la preghiera è una cosa. Cioè la preghiera. No, la preghiera, parlo della predica. Chiamiamola così, la pronuncia ebraica della parola derashah, che deriva da un verbo che significa indagine. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il brano settimanale che si è letto, il brano settimanale della Bibbia che si è letto, viene tra l'altro commentato, indagato, analizzato e spiegato. Quindi in sostanza il brano della settimana viene spiegato dal rabbino e anche, diciamo così, alla parte, dato che questa avviene alla parte finale, dopo la preghiera, ci si ferma un pochino insieme a studiare e anche discutere. Le persone possono anche intervenire. Dal pulpito questa preghiera, questa predica, che non riesco a pronunciare come l'ha detto lei nella lingua, la fa sempre il rabbino o in sua assenza la può fare qualcun altro? Allora, in assenza del rabbino, se ci sono le persone che sono in grado
diciamo così, di poter fare queste cose, lo possono fare. Non è che è obbligatoria per il ruolo del rabbino. Una persona che sia in grado di farlo può guidare la preghiera, può anche fare la spiegazione del brano biblico, certo. Basta essere preparati per farlo. Le faccio domande che sono banali, però in modo tale che il telespettatore riesca a capire. Nella chiesa normale ci fa la comunione, e qui? L'idea, diciamo così, voglio fare un volo pindarico da questo punto di vista. La comunione, per usare il termine, la comunione può verificarsi nella sinagoga quando le persone si trovano qui per pregare assieme. Quello è il momento di comunione, tanto per dire, perché la preghiera pubblica, diciamo così, detta pubblica, avviene soltanto quando le persone stanno nello stesso luogo a pregare assieme. Quello è un momento di comunione. Certo. Questo, se vogliamo... No, io sto cercando di fare i paragoni in modo che... Ho usato il termine per spiegare un concetto. Certo, capito benissimo. E non c'entra nulla la comunione come sacramento. Certo, io sto spiegando per far capire, ecco, perché visto che non c'è il battesimo, giusto? Certamente. E quindi, ecco, il nome poi, chi lo prende... da voi, cioè lei si chiama Adolfo. L'imposizione del nome avviene con un rito particolare, diciamo così. Allora, per ciò che riguarda i maschi, il nome si impone quando c'è la circoncisione, cioè quando c'è l'atto della circoncisione ai bambini maschi all'ottavo giorno dalla nascita, e viene dichiarato il nome pubblicamente che i genitori hanno scelto. Quindi questa è l'imposizione. Quindi lo scelgono i genitori anche da voi. Certamente, mi pare normale. E invece per le bambine, dove ovviamente non ci può essere la circoncisione, c'è un rito di benedizione e di introduzione nella comunità della bambina, e in quel contesto viene impartita una benedizione in cui si dichiara pubblicamente il nome del bambino e si fa conoscere esattamente a tutti quanti. Dunque più o meno abbiamo capito, non ci sono altre diversità. Io cerco di far capire tra uno che va e frequenta ovviamente fa la preghiera in chiesa e uno che viene a fare la preghiera nella sinagoga. Fanno le stesse cose in modalità più diverse. O meno, anche perché il pulpito sarebbe l'altare, giusto, via discorrendo. Esattamente. E questo sarebbe il tabernacolo, quindi così. Allora facciamo così, noi andiamo in pubblicità e poi al rientro andiamo sul pulpito e parleremo del tabernacolo. A tra poco.